Watch O'Clock, presente da oltre 20 anni nel mondo dell'orologeria, ha il piacere di invitarvi nella sede di Milano, dove troverete professionisti per condurvi a scoprire i nomi più prestigiosi degli orologi da polso. Inoltre potrete acquistare, vendere, permutare con possibilità di finanziamento. Watch O'Clock, dal 1989, sempre presente in Largo Settimio Severo 3, traversa di Corso Vercelli a Milano. Piacciono gli orologi? Gli orologi sono la tua passione? In compagnia della Watch & Clock di Marco Spedo passeremo. E allora non perdere l'appuntamento con Watch & Clock. E allora lunedì, mercoledì, venerdì a partire dalle ore 22, 3 ore in nostra compagnia. Seguiteci. Watch & Clock, la grande orologeria. Pronto? Sì. Si risponde al telefono, si sistema, si puliscono gli orologi, si fa, facciamo tutto. Esatto, esatto, vedo che mi segue, bravo, bravo. Bene, 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 bene. Sì, no, ogni tanto tiro l'ora, ma anche questa qui, anche adesso registrerò la 560, anche questa qui, però stavolta non mi arrabbio più, ormai ho raggiunto la pace dei sensi. No, mi piace, magari parlando pacatamente la gente ascolta meglio quello che ho da dire, eh? Può essere anche questo. Va bene, bene, mi fa solo piacere. Grazie a lei, buona giornata, buona giornata, buona giornata. Eccoci qua, allora sempre davanti al computer, in merito, è bello che voi vedete un attimino, questo è il mio, come dire, è il fulcro di tutta l'attività, il computer, questa posizione, ovviamente anche il telefono, adesso ho risposto io perché le ragazze sono impegnate, altrimenti rispondono loro. Però a me piace fare tutto, d'altronde è importante che non ci siano, che non ci sia confusione. Qui non siamo in 27, siamo in 3. Lo dico più che altro per quel signore al quale risponderò più tardi nella trasmissione. Allora, 560 è la trasmissione che andiamo a registrare, tante novità. È una trasmissione nel quale oggi sono molto contento
perché ho diverse novità, diverse cose da dirvi, per cui bando alle ciance, 5 minuti vado negli studi e partiremo con la registrazione della puntata nuova. Allora, a più tardi. Bene, eccoci qui con l'oggetto, la vetrina di oggi. È questo bellissimo perpetuale Royal Oak Audemars Piguet. Vedete in sfondo la scatola, dopo la faremo vedere meglio, una scatola rotante, serve per tenere il movimento sempre in carica. Questo voi mettete, vedete il cuscino, si mette l'orologio sul cuscino, lo inserisci nella sua sede e questo girerà un po' per minuti a sinistra, un po' a destra, in maniera tale che il rotore girando manterrà sempre in carica il movimento. Questo farà sì che, essendo un perpetuo, non si fermi, perché il casino del perpetuale è programmarlo, una volta impostarlo. Tu lo imposti, se non si ferma sei bello, ma se si ferma, tutte le volte andarlo a poi ripristinare è pericoloso. È successo purtroppo che qualcuno in maniera maldestra e pensando di aver capito ha toccato, essendo un meccanico è complicato, quindi c'è un iter da seguire, ha fatto dei movimenti, dei falsi movimenti, insomma dopo poi ragazzi quando devi mettere le mani al perpetuale i costi si moltiplicano al cubo. Ok, intanto buongiorno a tutti voi. Questo è il Royal Oak Perpetuo, la referenza 25820 ST, il quadrante è rigorosamente blu. E per gli appassionati, voi sapete che è un valore aggiunto. Tutto ciò che è blu da diverso tempo oramai ha quel quid in più, come nei vari modelli. Quelli che hanno appeal, c'è il primo, è l'oro giallo, poi subito dopo è l'oro bianco, una volta l'oro rosa, adesso l'oro bianco, poi l'oro rosa e poi il platino. Questi sono i valori di gradimento pubblico, di conseguenza anche il prezzo. Generalmente il meno caro è l'oro giallo e il più caro è il platino, in mezzo agli altri due. Lo stesso per i quadranti. Se voi andate a vedere, quadrante argenté, quadrante antracite, top quadrante blu. Allora, l'orologio è NOS, perfetto, indossato veramente poco, è rimasto per diverso tempo fermo, è andato in laboratorio, ripristinato, da allora è sempre in funzione. Morale, il prezzo 39.000 euro. Il perpetuale Royal Oak, questo, è per anni stato l'orologio d'acciaio più costoso. Ad oggi è superato dai Patek, che come voi sapete i vari Nautilus e le varianti sono schizzate a cifre veramente. Ok? Questo era un dettaglio, magari a molti non frega niente, però è importante. È un orologio storico, vorrei anche dire così garbatamente, blu perpetuale 39, c'è sempre il 500 ballerino, vabbè, mentre invece un solo tempo 15202 di ultima generazione meno di 35.000, allora no, messaggio subliminale, ma 35 il solo tempo, 39 un perpetuale, fate vobis. Allora passiamo ai saluti. Allora, oggi voglio salutare tre miei amici, tre, personale di lavoro e persone che non ho mai, non saluto quasi mai perché tanto li vedo di frequente, però siccome mi seguono, allora saluto Miki. Miki è il mio partner, è di origini orientali, sono, non so se vi è mai capitato nella vostra vita, eccetera. Conosci una persona la quale per motivi che io non riesco però
che ho capito nel tempo, ti permettono di essere una persona migliore e migliorare di conseguenza. Io ho conosciuto lui e sono migliorato in tutto. Quindi Michi, un abbraccio e ti ringrazio tanto. Gigi, salutiamo Gigi che è il nostro, è un satanasso, ma gli vogliamo bene, sempre. E poi il Marco il Rouge, il grande Marco, che è un amico di infanzia che avevo perso e che ho ritrovato ultimamente. Poi, Gianni e Piero di Castelsilice scrive, allora vi ringrazio per l'attestato di stima, vi ringrazio che ci seguite, è stato un piacere conoscervi, continuate a farlo. E poi se uno dei due casca qui da noi ad acquistare, male non fa. Giorgio di Gavi, Giorgio è un signore simpaticissimo, mi è venuto a trovare in settimana, ha fatto un bellissimo acquisto compulsivo, ma non ha buttato i soldi, ha comprato un orologio di soliti che incrementano senza problemi e ci stiamo attivando per far fuori quell'altro oggetto che lei. E poi saluto, è stato credo martedì, uscivo di casa e c'era questo ragazzo che stava facendo, non so, delle consegne, non so, e sento, Spedo, buongiorno, io mi ero appena esci di casa, sai, un po', la vedo sempre, complimenti, allora, un abbraccio, grazie, mi spiace non aver chiesto il tuo nome, non sono stato veloce, normalmente, verso il pomeriggio, sono molto più veloce, ma la mattina, alle 9:30, 10, quando esco da, 9:30, esco di casa e tutto, scusa. E comunque grazie per i complimenti. Poi salutiamo via Facebook tutti gli amici che mi messenger e via dicendo, ce ne sono tanti, ringrazio e vi abbraccio tutti quanti. Ricordo per gli acquisti, se mi mandate messaggi con fotografie, caratteristiche e quant'altro, io vi manderò un'offerta e voi deciderete poi il da farsi. Finanziamenti, tutti gli orologi possono essere finanziati da un minimo di 12 a un massimo di 60 mesi, cifra massima 20.000. E poi YouTube, ricordatevi, andate su YouTube, vi iscrivete, seguite le mie trasmissioni senza problemi, passaparola anche fuori regione, se siete, che ne so, a Canicattì, o siete a Trieste, o siete, andate su YouTube e vedete, o siete dove siete, perché YouTube lo becchi ovunque nel mondo, mi vedete. Allora, in velocità saluto anche due persone che sono state critiche, per usare un eufemismo, nei miei confronti. Allora, intanto saluto il signor Antonio, il quale mi spiace che non abbia capito. Io all'inizio di questa trasmissione ho detto 3, vuol dire che siamo in 3. Se lei mi manda una mail col tenore di chi si rivolge all'azienda, vuol dire che lei non ha ancora capito che l'azienda sono io. Quindi se mi manda una mail dove critica il presentatore, che sproloquia, le dice lei, io le faccio presente, primo, che in trasmissione vado per propormi, è a gratis, se non le aggrada, le dico, lei prende, io faccio così normalmente, vedo una cosa in televisione, mi piace, giro canale, è finito lì. Raramente mi metto, perdo tempo a mandare una mail all'azienda per dove posso arrivare, da nessuna parte, ok? E difatti lei, no, non è che non è arrivato, ha avuto una risposta. Se poi dopo lei mi dà del caffone, cosa vuole che le dica? Si guardi altri canali, come l'ho detto prima. E invece rispondiamo alla signora Giovanna. Allora, la signora Giovanna, allora, fa parte di quelle persone che hanno capito, o meglio, pensano di aver capito quello che io dico durante le trasmissioni. In più, una volta che tu gli fai capire, perché io più che altro dico, guarda che non ha capito, si arrabbiano con te. È un po' come se tu sei uno che, adesso non è che voglio esagerare, ma fare l'insegnante che insegna al ragazzo e l'insegnante dice, ma non hai capito? E il ragazzo dice, sei tu che non spieghi bene. Vabbè. Ma se ce ne sono gli altri 28 hanno capito, ci sono più chance che sia il ragazzo che non ha capito bene. Perché gli altri 28 o sono degli Einstein o sono delle persone normali e quindi,
ok? Quindi, cara signora, se lei non capisce quello che io dico, non si deve arrabbiare con me. Peraltro, ci sono delle cose, è come uno si pone, che è importante. Ed è sbagliato, secondo me, porsi come ha fatto lei. Faccio un esempio così capite tutti. Ai tempi vendevo gli Swatch, che non c'erano in Italia, e, ripeto, c'era qualcuno che, l'avevo già detta questa cosa qua, però è importante perché fa capire, che se ne andava lui all'estero, li comprava. Ora, tu vedevi uno che li vende, cosa fai? Ci sono due strade. O vai dentro e dici, senta, io ho uno di quelli e vorrei venderlo, cosa vuoi? Oppure, scusi, quanto lo vende quello? Tu gli dici la cifra, lo vuole? Allora, ragazzi, lo dico alla signora Giovanna per dirlo a tutti gli altri, c'è modo e modo. Io nei suoi panni, signora, le dico cosa avrei fatto. Ho tre orologi importanti, non vado a mandare il link delle foto che ha trovato lei, perché l'ho dimostrato, mi sono messo un attimo e le ho trovate dell'altra, alcune giuste, alcune sbagliate, è vero, una di quelle che le ho mandato la garanzia non va bene, però se io le dico come fare, buon gusto vuole, che non è che le indicazioni che io ti do le utilizzi contro di me, perché lo siamo, ok, non è molto di buon gusto. Io avrei chiamato, avrei parlato e colgo l'occasione, ragazzi, per dire anche questo. Conosco molti di voi che fanno quello che vi sto dicendo, che hanno magari degli orologi importanti, che non è che mi fanno... Io gioco, lavoro onestamente, cara signora Giovanna, ed ecco perché io mi sono un po' risentito. La parola onestà, gentilmente, pensando di dire che io sono disonesto, non la devo usare, se no anche lei vada con l'Antonio a guardarsi un altro canale. Detto questo, io posso tranquillamente essere a disposizione, mi metto a disposizione anche quando capisco che su 3-4 orologi, ed è successo con altri signori, che mi lasciano, mi vendono degli orologi. Poi c'è quell'orologio più difficile, e io gliel'ho detto lì signora, a gratis le ho dato le informazioni, che è difficile da vendere. Io mi metto anche a disposizione aiutarla a venderlo. Però, ripeto, c'è modo e modo di porsi. Lei si pone nel modo scorretto. E finisco qua. Dopodiché, visto che lei pensa di non poter replicare a quello che io le dico, venga qui in negozio. Siamo qui tranquilli, io non voglio mica litigare, assolutamente. Sono qui nonostante quello che ha detto lei, posso sempre darle una mano perché ho detto chiamatemi, vi do, non c'è nessun problema. Però ci sono delle regole di correttezza, educazione. Finito, andiamo avanti perché ci interessa di più vedere gli orologi che abbiamo oggi. Ed ecco, subito dopo il perpetuale, il dual time, orologio nuovo, referenza, allora referenza ve la dico subito dopo che a memoria non me la ricordo, ah no, 26120 ST, dual time, riserva di carica, 18,8 completo, e poi il 15002, signori, guardare, perché questo è un orologio che non vedrete facilmente. L'altro giorno è venuto un signore che, quando l'ha visto, non voleva più andare via, un signore dall'estero, che aveva 2 ore, gli erano avanzati per una fiera che è andato a fare, era qui a Milano, è venuto da me, voleva vedere degli altri orologi, quando ha saputo che avevo questo, l'ha voluto vedere, è diventato matto. Allora, 184 pezzi mondo, 15002 ST, nuovo, è un orologio nuovo. Fondo di magazzino, messo via dal proprietario, ne abbiamo fatto la corte per tanto tempo, il giorno che ha deciso di venderlo mi aveva detto il giorno che lo deciderò lo darò a te, e così è stato. Quindi io ho questo orologio spettacolare, da investimento, da libidine massima, ed è
quello con la seconda edizione. La prima edizione aveva una referenza a quattro cifre, 15002 ne ha 5 e quella subito dopo. In simultanea poi è stato prodotto anche il 15202, che è quello prodotto anche oggi, ed è stato poi smesso questo. Per un paio d'anni l'hanno fatto insieme, quindi questo è stato prodotto 2-3 anni, non di più, ok? Con questa referenza. E voi sapete che minore la produzione, referenza, periodo breve di produzione, maggiore è il valore. Stiamo parlando però solo ed esclusivamente dei pezzi top, non di tutta la produzione mondiale degli orologi, solo di quelli che hanno appeal collezionistico. Ok, prezzo di questo? Non l'ho detto, non so neanche se lo dico, meglio di no. Su richiesta. L'altra volta ho detto 50, ma 50 non bastano più, per cui su richiesta. È un orologio che non ho, come dire, fretta di vendere, anzi, più rimane qua meglio è, perché tanto fa parte di quelle serie, quegli oggetti, come il vino che migliora, questo aumenta di valore. Ok, andiamo sul 14790, 36 di diametro. Long Index andò, purtroppo è andato all'estero, mi spiace perché sono orologi belli, particolari, che nel mondo non li trovi, l'ho tenuto qui un mese e mezzo, alla fine non volevo, ma è andato in Oriente. Ora mi è rimasto questo, quell'altro costava 15, questo costa 13,5, orologio del 2000, anche lui guardate, guardate le condizioni, importante questa cosa che vi sto facendo vedere, perché vi fa capire, più la testa rimane in alto, più vuol dire che il bracciale ha le maglie attaccate e quindi vuol dire che l'orologio è bello, bello sano, deve ancora vivere. Ok, e qui cosa abbiamo? Qui abbiamo il 5711 315. Allora, 315 è il calibro, signori, vuol dire che questo, che prima si chiamava 3710 e che veniva prodotto con la riserva di carica ore 12 e il quadrante Prestige, subito dopo la Patek ha smesso di produrre, come fa di solito, produce un modello per 10-15 anni, poi smette, cambia calibro, cambia qualcosa e riparte col Nautilus, che era questo 5711. Stiamo parlando, l'anno era il 2007. Nella fase iniziale, e questo orologio venne, i primi pezzi li consegnarono giugno-luglio 2007 cominciarono a girare, fino a fine anno venne consegnato con il calibro 315. Dopodiché la Patek, senza avvisare, senza dare nessuno, cambiò il calibro e mise il 324, che è leggermente meno sottile del 315. Allora, signori, stiamo parlando, e qui ci avviciniamo alla stessa cosa che ho detto prima del 15002. Ci stiamo avvicinando a un orologio che è super mega richiesto, super mega incremento valore negli ultimi due anni. Allora, di un orologio con queste caratteristiche si va a vedere anche se per caso nel frattempo, dall'inizio ad oggi, sono cambiate alcune cose che permettono di dare un valore aggiunto a questo, signori, avendolo prodotto solo per 5-6 mesi con questo calibro, il giorno, e come l'artista, l'ho detto l'altra volta, come l'artista, che il pittore che fa i quadri, una volta che arriva l'età che finisce di il quadro vale di più. E quindi quando smetteranno di produrre questo modello, e siamo convinti, tra colleghi si parla, non manca molto, poi posso anche sbagliare, non ho la sfera di cristallo, ma è irrilevante, prima o poi lo smetteranno, è storia che dice ciò, è la storia della Patek. Quindi quando smetteranno di farlo, questo sarà uno dei più ambiti di tutti quelli prodotti. Richiesta 62.500, completo di tutto. Andiamo avanti,
dovevo dedicare tutto questo tempo a quel ben di Dio. Questo, signori, è un retrogrado perpetuale in oro bianco. Non me lo state considerando. La richiesta è nuovo, completo, con deploy in oro bianco, 53.000. Che dirvi? Andate a vedere cosa costa oggi, perché è ancora in produzione. Andiamo avanti. Ed ecco su l'altro Patek calendario annuale, la versione 51-46. Questo è un 39 di diametro, completo, nuovo, oro bianco, richiesta 29.500. Poi abbiamo il Calatrava, carica manuale. Allora, il Calatrava, carica manuale in oro rosa, referenza 51-96R, non ha la Deployana, l'Ardion, ripeto, carica manuale, la richiesta è 16,5. E poi abbiamo il 51-30, ore del mondo, produzione precedente all'ultima. Nuovo, completo, con deployant, scatola di garanzia, 34.500 euro. È oro rosa, come vi dicevo prima, i più attenti. Oro giallo, pochettino meno, oro rosa, pochettino di più vale, ok? Il bianco in mezzo e il platino sopra. Ok. Duo Face, questo è un bambino che è rientrato, che è stato via un po' di tempo, preso per sbaglio dalle forze dell'ordine, e mi fermo lì perché poniamo un pietoso velo alla cosa. Allora, orologio nuovo. No, è buffo perché allora questo qui, no, ma è mio, quello lì è il mio. Io c'ho qua tutto, garanzia. Però basta che uno dica è mio, va dai carabinieri, i carabinieri se sono un po' distratti o tontoloni, ci cascano, e quindi me l'hanno portato via, poi ci sono voluti 3 anni per capire che era mio, vabbè, anche perché è ovvio, no, che se uno va in televisione cercherà di comprare degli oggetti di provenienza furtiva, è normale, no, tutti quelli che cercano, vabbè, lasciamo perdere, che sennò mi parte il nervo. Oro rosa, signori, oro rosa, Duo Face, nuovo, deployant, scatola, garanzia 8.093, ho sbagliato, 9.3, è stato via talmente tanto, è che nel frattempo ha incrementato il suo valore, 9.300 euro, ed è bello rivederti, giovanotto, perché questi sono tutti i miei ragazzetti, quelli che passano di qua, va bene, dai, andiamo avanti, con il Reverso Classic, carica manuale, anche lui come il Duo Face, in oro giallo, Ardion, non ha la Deployant, scatto garanzia 5.000. E poi, signori, questo che è, voi direte, ma Spedo, questo non è proprio, non è il tuo genere. Sì, è vero, confermo. È altrettanto vero però che è particolare, non so, trovo un certo fascino verso il diamante nero. D'altronde a me piace l'oro bianco, il platino, tutte quelle cose che non sono evidenti, e il diamante nero è meno evidente del diamante normale, questo va da sé, lo vedete qua. In particolare però, è vero che non sono i nostri pezzi, però se un orologio così costa di listino 64-65 mila euro, scusate, franchi svizzeri, che tradotto è 58 euro, e ve lo proponiamo a 19.500, l'orologio è nuovo, vedete voi, è un'idea, lo trovo molto interessante, molto grazioso, il Color Dream, cioè le ore colorate, e il Crazy Hours, cioè la lancetta delle ore che segue le ore sull'orologio, non le ore tradizionali, cioè l'uno non mi va alle 2:06, ma va alle 2 che non so dov'è. Ah sì, che va alle ore 6, che è diverso, Cioè, vabbè, ragazzi, se c'è qualcuno interessato, poi ci divertiamo. Portoghese crono automatico acciaio completo in usato 5.2. Flieger, no.
Questo non è il Flieger, questo è il Mark 18, però è il Flieger anche lui forse. No, è Mark 18, non è Flieger. Scatto di garanzia nuovo, 3.500 euro, diametro 40, è un diametro importante. Così? Ok, io ti seguo, mica che... c'è un maestro qua davanti che mi dice fai così, fai cos'ha, noi seguiamo. Vammi sull'altro IWC che è il Flieger. Eccolo qua, quadrante argente, crono, day date, 3.200 euro, scatole garanzia. Ingenieur, 46 diametro, questo è per i polsi taurini, belli importanti, completo di scatole garanzia, è un orologio da 13.900, signori, 5.2, è pari al nuovo, è nuovo, lo vedete qua, il cinturino è nuovo, insomma, è qui, vedete voi, se qualcuno... C'è qualcuno, io lo so, che dice no, ma a me piace, un orologio non costa tanto, piuttosto che prendere il solito, mi prendo questo, bello sportivo, bello tosto, 5.2 ragazzi. E poi, l'Heritage Chrono Tudor, nuovo completo a 3.200, l'Omega Admiral Cup. Allora, anche questo è un fondo di magazzino, completo. Scatole garanzia 2.900 euro. Ogni tanto c'è qualcuno, cominciano le richieste, ne arrivano 4-5, sembra che vada, dopo boom, spariscono tutti. Ma è la seconda volta che accade. Poi passano 3-4-5 mesi, arrivano e tutti che. Tutti, no, arrivano 3-4-5 richieste, non si capisce, ma va bene, va bene. Continuiamo sul Breitling, anche questo, ragazzi, è bellissimo questo orologio, è nuovo. Con la cartucciera, il bracciale a cartucciera, quadrante blu, ghiera oro e cavalieri d'acciaio anziché l'opposto, 2.500 euro, scatole garanzia, bah, non riesco a capire, è qua, però arriverà, c'è il polso per te, giovanotto, vedrai che abbi fede. Poi, Eberhard, temerario. Crono 4 temerario, mi veniva traversetto, no? Perché fanno anche il traversetto, no, temerario. Va bene, crono verticale, 4 contatori, nuovo completo, 2.500 euro. Il Cartier acciaio oro, un filo, scatole garanzia, 2.200. E partiamo ora con Rolex. Abbiamo il 31 di diametro. Eh sì. Eh sì, certo. Allora, quadrante Jubilee, Rolex, vedete, ore arabe applicate, 31 il diametro, vetro zaffiro, scatole garanzia 3.9. Qui abbiamo l'Air King 14.010, ghiera godronata, Precision, è una serie un po' più rara. È nuovo, 4.400 euro, è nuovo, signori, non è nuovo, ma no, forse, no, è nuovo, c'è il bollino verde a rete, nuovo. Andiamo oltre con il 16.500, no, 16.200, ghiera liscia, 40 rame ore romane applicate, scatole garanzia, nuovo, 5.800. 5.800 euro. Questo è quello blu, questo è richiestissimo, signori. Se andate dal concessionario è dura vederlo, lo fa vedere in foto, dal vivo. Dal vivo c'ha già le richieste. Noi l'abbiamo qui, nuovo, completo, 16, no, 116, 234, 7.500 euro. La ghiera in oro bianco, bracciale Jubilee a scomparsa, nuovo. E poi... questo invece è il Dejust 2. Dejust 2 è 41.5 di diametro, nuovo, completo, scatole garanzia 8.005, bracciale Oyster. E qui abbiamo il... allora, lo chiamano Wimbledon, vabbè. Comunque, quadrante Rodio, ore verdi. Anche questo è difficile da reperire, eh? Guardate che bel quadrante. Questo è un quadrante spettacolare, signori.
Comunque ghiera in oro bianco, nuovo completo, 8.900 euro. Abbiamo il Milgaus verde, nuovo, completo, 6.600 euro. L'Explorer 1, diametro 36, questo è nuovo, 14 o 114? Questo 114 270, numeri nel Rio, 6.000 euro, non più in produzione così, viene fatto il 39, che è probabilmente l'altro, vediamo, esatto, eccolo lì, questo è il 39, l'ultimo Explorer in produzione, è un inusato, non è nuovo, ma è davvero pari al nuovo, completo, lo proponiamo a 5.500 euro. Explorer 2 bianco, allora questo signori è la versione, intanto è in condizioni, allora intanto è RRR con la carta di credito, è 2011, quindi fa parte dell'ultima produzione prima poi di passare a quello nuovo 41,5 di diametro, questo è ancora 40, ha di particolare il movimento, è lo stesso movimento del GMT, quello che è schizzato di valori, cioè anche quello prodotto per un anno o due col movimento che poi verrà utilizzato, il calibro che verrà utilizzato sul GMT ceramica, e quindi 31,86 il calibro, quindi questo ha il calibro 31,86, con questo calibro anche qui sono stati prodotti pochissimi pezzi, ergo il valore di questo, più passerà il tempo e più questo orologio acquisirà valore, ma le versioni queste, che sono state pochissime, ancora di più. Ergo per cui 8.000 euro il prezzo, questo è il motivo, che vi ho spiegato poc'anzi, per cui costa questa cifra, dopodiché ne abbiamo altri a 5.000, ma non è questo, non ha la cassa coi fori, ha la carta di credito, il numero del Rio, tutte caratteristiche che portano a questo prezzo. Segue lo Yacht Master, scatole garanzia 2005, condizioni eccellenti, il prezzo 6.900 euro. Il GMT Pepsi, che versione è questa? Di che anno è? Questo è un 2007. Allora abbiamo carta di credito o abbiamo pieghevole? Allora sono quelli di transizione, per cui ha il pieghevole. 2007 può avere o la garanzia pieghevole o la garanzia carta di credito. Con la carta di credito tendenzialmente vale qualcosa in più. Comunque, condizioni eccellenti, cassa senza fori, l'orologio 2007 completo, 15.500, mi pareva, stavo dicendo, ma come mai? 15.500 euro. Al bollino verde al retro, è un altro orologio di quelli praticamente nuovo. Poi, vediamo, ve lo faccio vedere. Vedete? Il bollino c'è. Il numero era scritto sulla plastica che non c'è più. La plastica sopra di protezione, va bene. Vammi pure su quello di fianco, che è il Pepsi, quello nuovo, cioè quello prodotto oggi. Molto richiesto. Ragazzi, voi mi chiedete su quale investo, su questo, sul nero azzurro, su... Ragazzi, vanno bene tutti, perché tanto se continuano così, cosa che sicuramente è, continueranno ad avere incremento, quindi vale per questo orologio come vale per l'altro GMT in oro azzurro, come vale per il Submariner verde, ormai non c'è più, la produzione è ridotta ai minimi termini, non ci sono orologi e la richiesta è l'offerta, e questo è 16.800 euro, ricordo che il listino è quasi poco più della metà, ok? Nuovo,
però con pellicole di protezione. Questo sicuramente, così con le pellicole, difficilmente troverete un concessionario che ve le dà. E hanno l'ordine di togliere tutte le pellicole quando consegnano l'orologio al cliente. Ok, procedimi sul GMT Ceramica. Anche questo è disusato, ma questo è nuovo, ce n'è un... comunque 9.500 euro uno per l'altro, ne abbiamo più di uno, 9.8 anche, vabbè, 9.5, 9.8, quando verrete vi dirò, vorrei quello da 9.5, sa che l'ho appena venduto, mi è rimasto solo quello da 9.8. No, vabbè, dai, sto scherzando, però è facile che... Ok, procedimi sul nero azzurro, eccolo qua, nuovo, completo. Allora, ce l'ho con le pellicole senza pellicole 13,9, con le pellicole ho detto di no a 15, vedete voi, se sono un pazzo o... però, ragazzi, il mercato è questo. Daytona 116-520, l'anno è 2000... Ah, questo è lo Zen, caspita, perché io sto vedendo al contrario, meno male che l'ho visto subito, mi hanno fermato, spero, dove vai? Questo è 16-520, Daytona, Zenith, seriale A, trattasi di 1998, completo di tutto, 29.500 euro la richiesta. Daytona, Zenith, andate pure a vedere in rete e vedrete che ci sono dei bianchi a 25-26, ma col quadrante nero, primo prezzo è 29.000. Ok? Procedi, ecco, sul Daytona d'oro bianco. Ecco, anche qui, secondo me, c'è da riflettere. Questa versione non viene più prodotta. È nuovo, o meglio, sì, è nuovo. È la versione, voi sapete, voi appassionati, sapete, nel 2000, uscì, 2002, uscì una linea di quattro Daytona, uno giallo, verde, rosa e azzurro, con il set completo. Però questo lo dico dopo. Questo qui è l'altro. Allora, questo è il Daytona d'oro bianco nuovo, bollino verde al retro, completo. Fate attenzione ai prezzi, perché vi dico, questo lo vendiamo a 22.500 euro. La versione d'acciaio di questo orologio qua, meno di 25, non la vendo, per cui, e questo è oro, sì, non ha il bracciale, ma è oro, va bene, normalmente l'oro vale sempre più dell'acciaio. Allora vedete, allora perché non lo aumenti? Perché? Perché attualmente la richiesta è più sull'acciaio, ma poi qualcuno a un certo momento si sveglierà e dirà, ma perché devo andare a spendere quelle cifre per l'acciaio quando un po' meno lo prendo d'oro? Ecco, è un oggetto che suggerisco, 22.500 euro, nuovo, completo, così, non lo fanno più. Mentre invece quest'altro, più attenti si saranno accorti, ma quel rimbambito dello spedo, stava parlando di questo orologio qua e si inquadrava quell'altro, va bene, ok, d'accordo, va bene, ok, no, vai sul giallo. Questo, allora, ritorniamo, fa parte di quella serie che vi dicevo, giallo-azzurro, rosa-verde, li hanno prodotti nel 2002-2001, ma la cosa importante è che la prima serie aveva la scatola, la pochette, portagaranzia e quant'altro in tinta col colore del cinturino, quindi il verde aveva tutto verde, il giallo ha tutto giallo, ok? E gli altri azzurro e verde uguale, quindi quadrante madreperla, giallo con tutta la sua serie, è da collezionista. Anche questo è nuovo, 25.500 euro. E poi, sempre per Daytona, abbiamo un bellissimo acciaio oro, 116.523. L'orologio, condizioni spettacolari, scatola e garanzia, 12.800 euro. Il 116.520, 2009, completo, a 16.500 euro, e
il Sidwell a scritta rossa. Allora ogni tanto mi arriva qualche mail: senti, ma ritieni che questo sia un orologio da investimento? Allora ragazzi, qui le sensazioni possono essere tante. A bocce ferme, io piuttosto che investire su questo, investirei sugli altri, il GMT nero azzurro. Però, proprio perché tutti gli altri vanno di là, ci sta che si pesca il jolly prendendo questo. Perché se la Rolex da un momento all'altro, e non lo si sa perché non avvisa nessuno, decide di non produrlo più, questo è un orologio che nel tempo, la storia ci insegna, incrementerà il suo valore. Nuovo completo, 12,8, già noi lo vendiamo sopra listino perché non è facile da trovare, per cui il listino è intorno agli 11, 10,8, 10,9, una roba così. Ok? Ed andiamo sul mio, il mio gioiellino qua, il Deep Sea PVD. Allora signori, io non so perché, sì, va bene, non costa poco perché lo vendiamo a 18.000 euro, è nuovo, è completo, è in PVD garantito a vita. La particolarità poi è che tutto nero, voi sapete che qualsiasi cosa voi mettiate al polso, se è in acciaio ingrandisce, si ingrandisce al polso, se è tutto nero si riduce come colpo d'occhio. Guardate, questa è una cosa che mi hanno fatto notare gli architetti e poi me l'ero notato io da solo, perché me l'ero notato, forse non si dice, ma comunque me lo sono visto io al polso e ho visto che effettivamente sembrava più piccolo di quello che era. Comunque, dettaglio, il prezzo 18, completo, scatola garanzia. Andiamo sul Submariner, acciaio oro nuovo, completo, referenza 16613, 10.000 euro, bollino verde al retro. Questo deve durare poco perché non esiste che. Submariner 116610 LV. Allora, anche questo, come GMT, ha molta richiesta, siamo sui 13.000. E sono tutte cose, signori, che voi andate dal concessionario e sono tutte cose che loro non riescono ad avere, e quando ce l'hanno hanno solo l'imbarazzo, la scelta. Allora, c'era un signore che raccontava un episodio, ma questi poveri cristi di concessionario già non gli consegnano la merce. Allora questo lì dice che ha ordinato l'orologio, è arrivato, poi nel momento di consegnare dice: guardi, io ce l'ho ma devo chiederle, o mi prende un altro orologio di quelli che ho lì, oppure un gioiello di quelli, insomma devo veicolare qualcosa che ho che non va, perché tutti mi chiedono le stesse cose. Ma puoi non capire il commerciante, ma se io ti mando delle cosine col contagocce, ma io devo rimanere, tenere in piedi l'attività, allora è normale che io cerchi di ottimizzare quello che ho. Ma io l'ho ordinato un anno fa, non mi è ancora arrivato, ma è andata sempre così. Ai tempi c'era solo il Daytona e io mi ricordo che c'era, si facevano, oggi non più perché è cambiata la musica, però una volta c'era la merce e tutti volevano il Daytona, e il concessionario cosa diceva? Sì, te lo do, ma ti prendi anche i day-date con i diamanti, cioè questo. Dopo poi, se sei bravo, trovi mercati all'estero dove quelle cose una volta andavano e via, e quindi dice, se no altrimenti, ma d'altronde, ed è per questo realmente che il mercato continua a lievitare. E poi, signori, non facciamo quelli che, gli ipocriti, io conosco un sacco di privati che hanno messo l'ori, hanno comprato l'orologio, l'hanno pagato 8,7 e girarlo dopo due secondi, venderlo a 10,7 e guadagnare un 2.000 così, senza aver fatto nulla, non tutti resistono. E quindi si crea mercato su mercato, anche ci sono i mercanti che diventano, anche chi non vuole, crea e fomenta questo incremento. Quindi questa è la situazione, ed è una situazione che, per quanto mi consta, si protrarrà
tanto nel tempo, tanto perché non è che qui schiacci un bottone e parte la produzione delle cose, no, per produrre l'orologio è come la gestione. E io mi ricordo quando facevamo le fiere di Basilea, mi ricordo che si parlava con la produzione, ma tu la gestione, la produzione di un orologio nuovo è come un bambino, tu lo vedi il campione, ma poi perché sia in produzione ci vogliono 9 mesi. Immaginate voi se ci vogliono 9 mesi per far partire la produzione, poi non è che è una roba che tu fai con lo stampino, non è che produci così, c'è tutto un lavoro anche per cui una tempistica logica. Di conseguenza, ammesso e non concesso che a monte si decida di far scendere un po' più di merce a valle, i prezzi comunque non cambieranno, perché stiamo parlando non di un fiume che viene giù, ma di qualche goccia, per quello che è la richiesta del mercato mondiale, mondiale, ok? Allora, signori, io mi accorgo andando su YouTube che ci sono altri signori che si presentano, io su YouTube vado perché sono collegato con la Watch and Clock e quindi mi fate, ma cioè, adesso non è che voglia fare il ganassa, ma io da quando trasmetto, o meglio, da quando sono, non trasmetto io, da quando sono in trasmissione, che parlo di queste cose, e seminando e dicendo determinate cose, all'inizio tu crei un po' di interesse e poi il tempo fa sì che, come dire, ci sia un giudizio nei tuoi confronti. Io ho sempre detto, sono conscio, ma scelta mia anche, di non piacere a tutti. Io ci sono delle persone a cui sto veramente sulle palle e sono conscio di questo. Ma guardate che io lo so e epidermicamente le persone a cui sono le palle probabilmente stanno sulle palle anche a me. Quindi evitiamoci, no? Teniamoci alla larga, ognuno vada per la sua strada. È inutile provare, ci deve essere qualcosa, non riesco a capire qual è quel qualcosa che fa stimolare la persona a venire, forse perché, mi tocca, io sono sempre col nervo abbastanza scoperto, reagisco. No, poi mi dispiace anche perché poi alla fine, ma che ci azzecca? Noi abbiamo più tempo da dedicare a noios, noi che ci vogliamo bene. Siamo in tanti, io non è che me lo sto inventando, perché venite in negozio a dirmelo, perché mi mandate le mail, mi contattate, ho gente, anche amici che mi conoscono da anni e che ogni tanto mi mandano delle mail e mi dicono guarda questo qua, quando è che lo dicevi te queste cose? 10 anni fa, 15 anni fa, adesso ci sono delle che vanno e che dicono quelle cose che lo Spedo diceva 10-15 anni fa. Fortunato? Può darsi anche, no? Poi magari dopo 35 anni che fai sempre lo stesso mestiere perché ti piace, perché ti alzi la mattina e sei contento di fare quello che fai, perché è bello parlare di cose che ti piacciono, perché è bello parlare con persone delle cose che ti piacciono, e tutta la giornata vive su cose belle, piacevoli. Perché andare a... Quindi io non posso altro che essere, contento del lavoro che faccio. E se c'è qualcuno a cui non piace, ce ne faremo una ragione. Capite? Questo è un po'... Allora, ricordo, le nostre trasmissioni... Dobbiamo fare anche gli ultimi due? Non ho finito? Ma che razza di venditore sono? Cioè, perché poi io, in ultima analisi, no? Lo dico anche a quei signori che... Noi siamo qui anche a venducchiare. Submariner ceramica, nuovo, completo, 10,9. Ah, 2019, quanto lo vendiamo? 9,500, scusate, ma qui lo Spedo ogni tanto si perde. È bello, dall'altro giorno, stavo guardando la trasmissione, ma lo Spedo si è perso, si è dimenticato di dire il prezzo. Ragazzi, non odiatemi. Considerate che comunque il ragazzo qua c'ha un bel 62, quindi per fare tutto,
E dicevo, pulire gli orologi, sistemare, fare le PR, fare, parlare, andare a comprare, discutere con i clienti, cioè insomma, poi arrivi ogni tanto che perdi i colpi. E l'ultimo orologio di oggi, non meno importante, signori, trattasi del 1680 Submariner, virato. E basta la parola, lo dice la parola stessa. Virato, quindi già è completo questo orologio? No. Allora, questo orologio, signori, ha la testa iper coeva, ok? Per i collezionisti, perfetta, tutto quadrante, tutto. Il bracciale è di fornitura. Allora, io però lo propongo, come l'ho ritirato dal cliente che mi ha detto: guarda, hanno mandato i Rolex, il bracciale era un po' slandrato, ma hanno messo questo e io te lo vendo così, quindi è originale il bracciale, ma non è del periodo. Allora, i collezionisti sanno che se vogliono il bracciale del periodo glielo possiamo trovare anche noi, ma io lo vendo così, anche perché quel bracciale là costa dai 3.500 ai 4.500, ok? Da aggiungere per avere l'oggetto coevo, che è quello che vale. Noi lo proponiamo a 12.500 euro. L'orologio? Potrei farlo io quel lavoro lì, andare a comprare. Non me la sento, non ho voglia di. È bello suo, non c'è motivo. Se c'è il collezionista, poi ci ragioniamo, sono qualità. Ma io l'orologio lo vendo così. No, dico questo perché mi è già capitato. Ma dai, lo vado a comprare, lo voglio vedere. No, te lo compri e io poi mi adatto a cercartelo e so dove andarlo a trovare. Perché sennò non saprei già il prezzo. Ok? Allora, torniamo a bomba. Cioè, che a bomba siamo, sarei praticamente io qua, la bomba sono io, cioè mica che possono mica essere solo le belle ragazze le bombe, poi io sono leggermente presuntuosetto, per cui allora dicevo 227 tutti, no, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 all'1, tolto i guanti perché qui fa un po' caldo, e poi il 667 è l'altro canale di riferimento, ok? Nella trasmissione 227, le tre ore, andranno alternate le ultime tre, quindi oggi 560, 559 e 558 saranno le trasmissioni. Così avrete un'idea di stock completa, vedrete tutti gli orologi che sono in negozio, vedendo le tre trasmissioni, e cari signori, figli unici di madre vedova sono questi pezzi. Di conseguenza ci sta che venite, l'abbiamo appena venduto. Ma l'altro giorno cos'è che ho venduto, che me l'hanno chiesto in tre? Vendo un Explorer 2 nero. Vi ricordate che avevamo, lo vedete nelle altre trasmissioni, avevamo l'Explorer 2, sia quello bianco che quello nero, il 41,5. No, il bianco 6 mesi per venderlo, va via, mi entra il nero 2 giorni, via. E adesso non ho Explorer 2, cioè sono delle cose. Il mondo dell'orologeria è veramente. Tu tieni ogni orologio comunque che nasce c'ha il suo polso, per cui non siamo preoccupati se vedete ogni tanto, per esempio, il Cartier Tank Anglais. Saluto il signore di. Com'è che si chiama quel signore che ha preso il Daytona? Il signor Giorgio. Che è attento. Allora, grazie Giorgio, mi ha fatto sorridere, mi fa piacere perché vuol dire che vado a segno. Qualcuno, d'altronde ragazzi, non è che c'è un formicaio, c'era quello che sparava col bazooka, c'è quello che prende l'alcol, psh, da fuoco. Ecco, noi siamo più sulla. Allora, grazie di averci seguito fino adesso, è stato un piacere passare un'oretta con voi. Continuate a farlo per le prossime puntate. Un saluto da Marco Spero, da Watch & Crop. Buonasera a tutti voi.